Ciao ragazzi, sono io, Adriano. No. Siamo a Canino, io e i miei amici della Tutti Giù Giù per Terra. Siamo qui al fiocco di neve giardino faunistico. E qui c'è un bellissimo esemplare di gufo reale. Un'emozione davvero affascinante. Non ho mai visto uno prima d'ora. Nel suo abitato di ho visto nei documentari. Ma non nel suo habitat naturale, così da vicino. A volte il maschio del gufo reale porta al nido pipistrelli e piccoli uccelli, ma la famiglia si ciba, prevalentemente di conigli e di piccoli roditori come le avvicole. Anche se i gufi non riescono a guardarsi intorno come facciamo noi, loro possono completamente girare la testa a 360 gradi come noi non potremmo. Quegli occhi sono davvero giganti. La vista di questi gufi reali è più forte, riescono a vedere 100 volte meglio rispetto ai nostri occhi, e hanno un fortissimo senso dell'udito. La loro tecnica di caccia è il silenzio. Riescono a percepire la presenza della preda e sorprenderla senza che lei se ne accorga di quest'ultimo. Saluta. Oh già, dimenticavo di dare un nome a questo bel gufo. Si chiama Luluna questo gufo, ma io ho deciso di chiamarla Soren, proprio come il Barbagianni del regno di Garvol, la leggenda dei guardiani. Anche lì c'è un gufo reale.